proseguiamo con l'illustrazione delle nuove funzionalità di PCM, della nuova analisi cinematica, per illustrarvi come intervenire nella stabilizzazione dei meccanismi di ribaltamento semplice. Abbiamo già visto appunto vari casi di analisi di ribaltamento semplice di una parete di prospetto di questo edificio di esempio, ma ora ci proponiamo lo scopo di stabilizzarla inserendo delle catene piuttosto che dei nastri in FRP. E avremo anche modo, in un esempio successivo, di visualizzare come operare per tener conto dell'azione stabilizzante dei cordoli posti in sommità. Quindi cominciamo a vedere il caso delle catene. Bene, per farlo facciamo una copia di questo cinematismo e ci affidiamo al comando rinforzi, inserisci catena per definire la prima catena. È necessario definire il punto iniziale e il punto finale della catena. E una volta fatto questo, inseriamo anche una seconda catena parallela alla prima. Bene, a questo punto l'anteprima ci fa vedere se l'inserimento è stato effettuato correttamente. Effettivamente le catene seguono il muro durante il ribaltamento e quindi saranno poi considerate nell'analisi. È necessario ora selezionare la catena per definirne le sue proprietà nella griglia. Ecco, nella griglia delle proprietà appaiono infatti le proprietà della catena che ci permettono tra l'altro di vedere i valori assunti dalla resistenza a trazione secondo i quattro diversi meccanismi di resistenza delle catene. Abbiamo anche un'immagine esplicativa di questi quattro valori dovuti allo snervamento del tirante piuttosto che al punzionamento della muratura, alla penetrazione della piastra d'ancoraggio e alla flessione della piastra stessa. Ecco, questi sono i quattro meccanismi che devono essere considerati. Il minor valore fra questi sforzi di trazione è quello che in generale potremo assumere come resistenza della catena stessa. Quindi nella griglia delle proprietà noi vediamo in basso, nel gruppo trazioni, proprio un riepilogo di questi quattro valori di resistenza e la scelta del valore di calcolo, che è sempre libera da parte dell'utilizzatore, che quindi può decidere di dare anche dei valori intermedi, dipendenti anche dal grado di tensione a cui si prevede possa lavorare la catena stessa. Però, appunto, come ho detto, in genere ci si basa sul minimo fra questi valori che possiamo ottenere. Sì, intanto ho modificato le dimensioni delle piastre di ancoraggio e quindi ho ottenuto i seguenti valori relativi alle verifiche a snervamento, punzionamento, penetrazione e flessione. Noto che il valore minimo riguarda la verifica a penetrazione della piastra e quindi inseriamo quello come valore di calcolo per la catena. Bene. Inserendo questo valore si sono subito modificati i moltiplicatori di collasso Sì, e ripetiamo quindi quindi gli la stessa indicatori. operazione anche per la seconda catena. Con una catena sola, come si vede, non saremmo ancora però in condizioni di verifica di sicurezza soddisfatta perché gli indicatori di rischio sono ancora al di sotto dell'unità. Anche qui abbiamo 15,5 kN come valore di calcolo. Ed ecco che apportando queste modifiche, effettivamente adesso la verifica sia lo stato limite di danno che di salvaguardia della vita risulta verificata. Molto bene, ecco, se noi usassimo un rinforzo con catene anche nella direzione ortogonale, perché frequentemente gli edifici vengono stabilizzati secondo più direzioni inserendo appunto questi tiranti, e chiaramente questa catena ortogonale verrebbe chiamata in causa da altri cinematismi, cioè quelli dei prospetti di fianco alla parete esaminata. Per capire questo fatto, proviamo a inserirla, anche specificando per lei i dati di resistenza, ma vediamo che non ha influenza sul nostro cinematismo, come correttamente deve essere. Infatti il valore del moltiplicatore di collasso è rimasto
lo stesso. Questo perché la catena non appartiene ai corpi del cinematismo e quindi non ha effetto sul cinematismo corrente. Ecco, si tratta di un aspetto molto importante perché siccome queste catene non vengono definite solo per questo cinematismo, ma vengono definite con riferimento al modello nel suo complesso. Quindi se il progettista vuole inserire le varie catene presenti nell'edificio o per il progetto di consolidamento oppure perché rilevate in uno stato attuale, può farlo anche prima di definire i cinematismi, va da sé che poi verranno intercettate dai singoli cinematismi solo le catene che effettivamente lavorano in quel cinematismo stesso. Sì, può essere interessante notare, ripescando il cinematismo relativo alla fascia intermedia di questa facciata, come, dato che i corpi appartenenti a questo cinematismo non intercettano le due catene, l'effetto stabilizzante delle catene non viene considerato in questo particolare cinematismo. È vero. E quindi questo è una riprova appunto di quello anche che dicevamo in precedenza. Bene, se invece delle catene volessimo utilizzare una fasciatura con un nastro in fibra di carbonio, potremmo fare riferimento fra l'altro alla normativa del CNR, che è stata aggiornata nel 2012 relativa appunto all'FRP. Anche qui abbiamo una figura che ci ricorda appunto l'immagine tratta da quella norma. E ci fa vedere appunto come sia possibile stabilizzare a ribaltamento una facciata che appunto può essere consolidata con questa fascia. Nella figura di sinistra, fra l'altro, osservate un consolidamento con fibre che riguarda invece l'incremento della resistenza presso flessione a taglio per il comportamento nel piano. Questo è stato oggetto di recenti aggiornamenti di PCM, era già disponibile nella versione 2013 per quanto riguarda la parte dell'analisi lineare e pushover. Invece nella figura di destra abbiamo la fasciatura a livello di solaio che viene chiamata in causa dall'analisi cinematica. Vediamo come nel nostro esempio. Sì, prendiamo il cinematismo senza la definizione delle catene. Ah no, mi correggo. Le catene vengono inserite e sono quindi presenti sempre nel modello. A questo punto possiamo quindi decidere di eliminarle per definire invece dei rinforzi in FRP. Certo, perché è anche vero che noi ora stiamo studiando il progetto di consolidamento, quindi abbiamo fatto una prova inserendo le catene, ma ora vogliamo invece vedere che cosa accade inserendo un nastro. Quindi si tratta di confrontare alcune soluzioni alternative. Notate bene, mentre continuiamo a procedere con la modellazione, il fatto che questo è uno stato attuale dove però stiamo facendo delle prove per il consolidamento, se volessimo operare in un altro file da destinare specificatamente al stato di progetto, lo potremmo salvare con un altro nome e quindi puoi avere due file da confrontare tra loro ed è questo ciò che converrà fare in effetti quando si vorranno elaborare le schede di sintesi nel confronto tra lo stato attuale e lo stato di progetto. Su questo troverete poi anche dei riferimenti nella documentazione associata. Bene, la catena è stata rimossa e è stata inserita la fascia in FRP. Vediamo gli effetti appunto di questa fascia. Sì, abbiamo inserito le fasce modellandole definendo il punto iniziale e il punto finale, così come avveniva per la catena. A questo punto è necessario selezionarle e definire il valore della trazione di calcolo. Ecco, Anche in questo vedete caso. appunto, anche in questo caso c'è una sequenza di proprietà, ci stiamo basando sulla epsilon di rottura, pensando che il sistema abbia degli ancoraggi meccanici, potremmo anche considerare la epsilon di distacco se volessimo invece fare riferimento alla delaminazione. Comunque, in questo caso la trazione di calcolo può essere abbastanza elevata e in effetti la stabilizzazione è immediata e si raggiungono valori elevati dei periodi di ritorno in termini di capacità.